Si infrange subito il sogno dell'Ovidiana Sulmona di poter inseguire la prima vittoria. Non basta infatti un Eurogol di Edoardo Cucurullo per regalare gioie ai tifosi, in quanto i biancorossi di Spina vengono letteralmente asfaltati dal Vila 2015 che vince 4-1. Entrambe in campo con il 4-3-3 scontano diverse assenze, Scarpa Proterra e Di Mascio nei locali, mentre Petrucci a Covone, Vuolo, Sciale e Massimiliano di Bacco negli ospiti. La squadra di Antinucci si mostra subito incisiva. Al quarto Ciampoli prova con un colpo di testa a superare l'estremo difensore imperatore al suo esordio in campionato. All'ottavo imperatore si distingue respingendo una conclusione di Vatavo. Il punteggio cambia però a favore dei Perigni. all'undicesimo Edoardo Cucurullo servito dal lancio del fratello Antonio, trafigge con una parabola da fuori aria il portiere Nardoni. Immensa la gioia dell'attaccante sul monese che corre ad esultare sotto i propri tifosi. La grinta di Cucurullo non è servita a spronare i suoi compagni che concedono troppo ai francavillesi che riescono a pareggiare. Al 21esimo Vatavu dopo un'azione personale partita da centrocampo si porta al tiro. Imperatore non riesce a trattenere il pallone che finisce a Ciampoli per l'1-1. In campo si vede solo e soltanto il Villa 2015, che alla mezz'ora raddoppia in 10 uomini per la momentanea uscita di Vatavu, che viene soccorsa a bordo campo. Ciampoli scarica un destro da fuori area e dopo una deviazione del difensore Ovidiano Tosti, il pallone si deposita alle spalle di Imperatore per il vantaggio degli Adriatici. Prova a reagire l'Ovidiana Sulmona con un tiro alto di Zimei e una conclusione da fuori di Federico parata da Nardone. Allo scadere il Villa 2015 reclama un calcio di rigore quando, dopo una respinta di Imperatore su tiro di Vatavu, l'arbitro Benedetta Bologna di Vasto lascia correre quando Tosti va su Ferrari che cade in aria. Brutta storia per il Sulmona anche nella ripresa che serve solo al Villa 2015 per incrementare il punteggio. Al secondo la squadra di Antinucci sfiora la terza rete ma sulla stessa azione Ferri e Peca si vedono respingere le rispettive conclusioni da Imperatore che successivamente para una punizione di Ciampoli. Al diciannovesimo i padroni di casa portano a tre le marcature. Dopo una respinta di Imperatore su Batavu si avventa Ferri che con una bella conclusione a giro da fuori batte l'estremo difensore Periglio. I francavillesi cercano anche la quarta rete ma il tiro di Ciampoli al 24esimo finisce alto. Nella girandola dei cambi sia Zimei che Coletti lasciano il campo manifestando tutta l'insoddisfazione dei sulmonesi. A tempo scaduto Lorenzetti è entrato al posto di Del Conte, scarica un tiro potente da fuori, ma un minuto dopo il Villa 2015 cala il poker con Lanaro che servito da un ottimo lancio di Ferri supera Cardile e batte Imperatore per il definitivo 4-1. Il Villa 2015 si rilancia portandosi a metà classifica, mentre all'Ovidiana Sulmone è mancato tutto, persino un saluto finale compatto tra ultras e giocatori. Come aggiustare la situazione in casa Biancorossa? A rimetterci potrebbe essere l'allenatore Joachim Spina che vede ora la sua panchina in bilico. Spina, una sconfitta troppo ma troppo pesante per quello che si è sviluppato in campo anche inaspettata. Sì, una sconfitta pesante sia nel risultato ma anche e soprattutto perché noi, come avevo detto la scorsa, la scorsa partita, era arrivato il momento di cercare di iniziare a vedere a che punto eravamo, siamo arrivati, siamo, siamo troppo indietro, dobbiamo lavorare a testa bassa perché ci abbiamo delle grosse lacune, dobbiamo pensare solo a stare star sul pezzo ogni partita, non ci possiamo concedere errori, oggi ne abbiamo visti troppi, troppi errori eh, tecnici, tecnici, tattici, di, di impostazione e quando... Quando anche di determinazione, poca determinazione, poca cattiveria. Questi sono campionati difficili perché nel momento in cui non ti manca un elemento, in questo caso ti manca la cattiveria, la cattiveria agonistica, la determinazione eh, diventa, diventa per noi impossibile andare a fare il risultato. È una determinante fondamentale che ci è mancata. E analizzeremo attentamente tutto quello ma abbiamo commesso troppi troppi errori si è perso anche quel minimo di qualità che la squadra aveva dimostrato di avere durante la Coppa Italia e nelle prime due giornate di campionato come spiega il tecnico del Sulmona questo passo indietro che c'è stato eh, come spiego è difficile da spiegare oggi eh, abbiamo fatto sei partite dove io ho ripetuto e dove sono stati gli episodi a condizionare il risultato, perché abbiamo fatto delle ottime prestazioni, magari non tutti i 90 minuti, ma per magari un tempo siamo sempre riusciti a stare in partita, a lottare con tutti e giocare, provare a giocare la palla e a commettere pochi errori. Gli errori li commettiamo sempre, per oggi li abbiamo commessi troppi e non so se è una questione mentale, non, non so esattamente il motivo. Eh, perché abbiamo giocato con lo stesso modulo di sempre, con eh, giocatori che comunque hanno la loro esperienza e abbiamo con, giocato diciamo, come sempre con le stesse persone mancato magari eh, quei que due giocatori, tre giocatori che sono comunque importanti, quello sì, però ne abbiamo altrettanti e era un'occasione anche per chi ha giocato meno magari di far vedere qualcosa. In realtà oggi siamo a commentare una, una, brutta, una brutta prestazione, andiamo a tratti, siamo... Siamo bellini in certe circostanze, ma poco concreti, poco determinati e poco cattivi. Cosa dirà Martedì ai ragazzi alla ripresa degli allenamenti? Non è facile, riprendere, riprendere dopo, dopo un periodo insomma, non facile, ma noi non dobbiamo mollare. Io credo nel lavoro, credo nel, nello spirito di sacrificio e nello spronare i ragazzi, cercare di tirare fuori quelle cose che ci mancano, quella cattiveria agonistica che ci manca faremo di tutto per tirarla fuori e per per star pronti insomma, la prossima settimana, perché il tempo passa e non ci possiamo permettere errori. Antinucci, il Villa 2015 si riprende alla grande dopo le due sconfitte e batte quest'oggi l'Ovidiana Sulmona. Avete superato benissimo la difficoltà iniziale dopo il gol di Cucurullo, dunque pronta la reazione da parte vostra. Alla fine è giunta questa vittoria ampiamente meritata. Sì, ma allora, la sconfitta con il Lanciano ci sta, a scafa sono successi degli episodi che, che ci hanno portato alla sconfitta, però la, la prestazione è mancata come non è mancata oggi. Oggi sul primo tiro abbiamo preso gol, però fondamentalmente eh, la gara l'abbiamo fatta noi e l'abbiamo fatta anche bene. Eh, stiamo giocando bene l'abbiamo fatto anche contro il Lanciano oggi eh, sono venuti anche quattro gol e questo che ci interessa è continuare, continuare a giocare continuare eh, a lavorare perché abbiamo veramente una squadra molto giovane Nonostante le assenze che c'erano quest'oggi siete riusciti ugualmente ad affrontare il match nel migliore dei modi è chiaro che una squadra come quella nostra se viene a mancare Proterra, Di Mascio, Scarpa che era eh, su quattro partite ha fatto tre gol eh, si viene sentire. Anche nelle sostituzioni, perché poi è chiaro che metti il 2000, e il 2001 e eh, fai difficoltà anche a reggere la partita. però ti ripeto: tutto, so, tutto sommato, eh, sono dei ragazzi devono migliorare e dobbiamo continuare a lavorare tantissimo. Per Marco Antinucci, dopo eh, l'esperienza maturata a Raiano, ora siede sulla panchina del Villa 2015. I trascorsi con il Raiano sono serviti per dare maggiore esperienza a Marco Antinucci in queste categorie? È vero, assolutamente sì. Assolutamente. Il Raiano rimane sempre un bel ricordo rimane una società che mi ha dato la possibilità di, allenare, di vincere un campione di prima e di allenare due anni in promozione. È chiaro che fai sempre esperienza, poi a Riano ho lavorato con gente anche più esperta e quest'anno ti cimenti con, con ragazzi giovani. Sì, si, si continua a lavorare, si fa esperienza, si, si migliora sempre. L'obiettivo del Vida 2015, la salvezza il prima possibile? La salvezza il prima possibile.